Per commentare questa vittoria soffertissima perché è arrivata al 90esimo, bellissima perché è arrivata dal ragazzo di casa, ma io direi anche meritata per la quantità di palle gol create. Ma credo di sì, è stata forse più bella perché quasi a quel punto inesperata, ma senza dubbio meritata, perché la prestazione è stata positiva, convincente, anche se poi a un certo punto essere ottimisti diventava difficile proprio perché sembrava quasi stregata la porta, ma la prestazione devo dire è stata in crescendo, perché il primo tempo, pur essendo positiva, l'ho vista magari con meno rabbia che dall'inizio del secondo tempo. I cambi questa volta, come altre volte, ci hanno veramente dato un sostegno. Non so se il cambio di sistema, io credo che c'è stato un atteggiamento ancora più cattivo, aggressivo nel secondo tempo per cercare di vincere la partita. Quindi è arrivata sì all'ultima curva, all'ultimo respiro, però credo ampiamente meritata. Lei ha sempre dimostrato di guardare il campo e di premiare i giocatori che fanno molto bene. Questo è l'inizio di un Marco Delle Monache con più minutaggio? Ma comunque ha continuità Marco nel periodo insomma finale dell'anno, e probabilmente non in termini di minutaggio, ma ha bisogno di esperienza graduale. Poi chiaro che quando è convincente, cattivo come lo è stato oggi, per quelle due palle che si è andate a riprendere, esatto, prima, esatto, quindi a volte entra anche in situazioni non semplici per lui, quindi se oggi andiamo a vedere un po' tutti i singoli o quelli che sono entrati, credo che tutti meritino più minutaggio, no? Perché Vergani secondo me è entrato bene, Colai nel secondo tempo è stato talmente pericoloso in fase offensiva che merita, ma io guarda, devo premiare anche la caparbietà di Cupone, perché oggi è stato, al di là di qualche conclusione non precisa, ma è stato molto più bravo quello che gli abbiamo chiesto, di giocare con la squadra. Lo ha fatto con la solita abnegazione, e quindi io vorrei dire, certa gente con me può morire in campo prima che venga tolta. Vabbè, insomma, questa è una frase che importantissima, e la domanda gliela faccio io, perché tra un po' arriverà questa domanda. Il pubblico oggi chiedeva a gran voce Facundo Lescano con la difficoltà a fare gol. Ma io mi sono già espresso ieri, non è, credo né dobbiamo avere delle rivincite per una vittoria, né manifestare un malcontento per qualcos'altro. Oggi era troppo importante per staff, per me, per la squadra, perché è chiaro che in una piazza come Pescara andare sotto, o meglio perdere tante partite così, è chiaro che si crea un malumore che ti fa giocare tutti i jolly che ce l'avamo creati nel passato, per cui era fondamentale questo. E poi uno deve essere coerente, quindi se ieri ho fatto delle dichiarazioni cerco di essere coerente, perché altrimenti, ripeto, perderei quello che è di vista insomma la dichiarazione e non sarei più me stesso. Però una cosa gliela chiedo io, Colombo: sta iniziando quella che è l'ultima settimana prima del mercato, poi ci sarà qualche giorno per arrivare al 31 gennaio. Secondo lei, dalla sua esperienza ad oggi, è più probabile, o meglio, lei preferisce che ci sia questa grande stretta di mano e Lescano torni ad essere quello di prima, oppure che il mercato trovi la soluzione definitiva? Non lo so, io purtroppo non ho veramente la sfera di cristallo su quello che possa succedere. Di sicuro, come ho detto ieri, non ci sono croci su nessuno, deve esserci il giusto atteggiamento, la voglia di faticare, la voglia di essere del gruppo in tutto e per tutto. Quando poi vedrò questo, io non ho come posso dire voglia di mettere davanti il mio orgoglio per una cosa che non ha senso. Ripeto, io ho solo in mente il mio bene, che il mio bene è il bene del Pescara. Una domanda da studio e lasciamo Colombo. Fabio. No, io al mister, che reputo una persona molto in gamba, di un grandissimo spessore intellettuale, prima auspicavo che, visto che sarà difficile che Lescano vada via, spero che sia lei a fare il passo, anche magari controvoglia, perché Lescano per noi è un giocatore troppo importante, al di là di quello che ha fatto io non lo so, continuiamo a non capire quale sia l'antefatto, però secondo me lei, anche da come parla, ha la possibilità di ricucire questo strappo, e quindi
ci auspichiamo tutti che lo possa fare per il bene di questo gruppo. Perché... Un messaggio chiaro, Fabio, dobbiamo essere veloci. Io aspetto segnali, sono qui ad aspettare segnali, quindi io i segnali li ho dati di apertura, continuo a dire che sono aperto, aspetto semplicemente segnali da Facundo. Io non ho, se vedo un Facundo voglioso di essere produttivo per la causa, io non ho problemi di non tornare sui miei passi, ma di cavalcare di nuovo Facundo, perché Facundo lo so benissimo che è un giocatore importante, ma è un giocatore importante a certe condizioni, come dicevo le altre volte. Quindi non voglio far polemica, è che ci sono dei principi, e se al di là dei cali di rendimento che sono concessi a tutti, poi pretendiamo. Ma c'è dialogo? Grazie al tecnico Colombo, grazie. C'è dialogo, mister? C'è dialogo. Io in questo momento devo giudicare, quindi giudico, ho già parlato con lui in precedenza, poi dopo contano, come qualcuno scrive o posta, i fatti.